Nel derby fra Monza e Brescia alla fine esulta la squadra di Cellino e di Clotè perché con il 2-0 conquista l'ultimo pass disponibile per disputare i playoff. Infatti il Brescia conclude questo campionato all'ottavo posto, tanto rammarico in casa Monza perché al momento il Monza rimane in Serie B, dovrà affrontare i playoff a partire dalle semifinali, tanto rammarico visto anche le due traverse colpite da Davide Frattesi e dalle tante occasioni create dalla squadra di Brocchi. Dall'altra parte un Brescia che ha saputo soffrire ma difendere con ordine e soprattutto sfruttare la superiorità numerica, trovando prima il gol dell'1-0 con Florian Ayé che devia un tiro praticamente di Giagello con il petto, il braccio, comunque devia la traiettoria e spiazza ovviamente Di Gregorio. Poi il 2-0 arriverà invece proprio con Mangraviti che accoglierà un cross sugli sviluppi di un calcio d'angolo e la butterà con il piede in porta, una conclusione in mezzo alla mischia che sicuramente non delle più belle ma efficace perché garantisce la sicurezza a questo Brescia che ha approfittato delle espulsione un po' ingenua di Bellucci che oggi ha fatto una grande partita, ha speso il giallo per il suo compagno di squadra più giovane, quindi si era giocato il jolly, poi ha difeso in ordine, poi nel entrare su Alfredo Donnarumma prende ingenuamente il doppio giallo su due interventi fallosi e quindi lascia i suoi in 10. Alla fine il Monza, nonostante l'espulsione, riesce anche a dare man forte alla difesa del Brescia, andare spesso alla conclusione, lo fa soprattutto sulla fascia sinistra con Carlos Augusto, mentre dall'altra parte proprio dalle parti di Martella, quindi sulle corsie opposte che il Brescia si fa più vivo, ma grande qualità soprattutto a centrocampo con Bisoli, Giagliello e Bjarnason a dare peso all'attacco capitanato da un certo Florian Ayé che non si ferma più. Sì, forse questo è il gol meno bello assolutamente di questo campionato, ma ancora una volta toccando quota 16 dimostra che Ayé è stato fondamentale per questo Brescia, è stato fondamentale soprattutto nel gioco di Clotè e Gastaldello. Un Brescia che sa soffrire, un Brescia che fa bene, un Brescia pulito perché oggi Cistana e Mangraviti non hanno fatto passare nulla con la massima pulizia, con la grande efficienza, e quando il Monza andava al tiro spesso da fuori, mi viene in mente Carlos Augusto dalla distanza, Joronen si è fatto sempre trovare preparato e questo è molto importante. Il Brescia ha tutte le carte in regola per poter andare a provare a tentare il ritorno in Serie A, vale lo stesso per il Monza che ha tanta qualità in mezzo al campo. Oggi forse Balotelli quando è entrato poteva provare a cambiare la partita, purtroppo per una serie di eventi nel corso del 70esimo-80esimo non è stato possibile fare ciò, ha toccato veramente pochi palloni, quindi è anche normale che non abbia inciso così tanto, così come Davide Diogo che comunque qualche scatto l'ha avuto. È un Monza che può fare meglio e forse ha peccato nel fine di questo campionato di un po' di risultati discontinui, un po' di vittorie discontinue, ma per il resto è una neopromossa e ha fatto un grande cammino e può continuare a coronare il sogno che si chiama Serie A facendo grandi playoff e paradossalmente avrà tempo di riposarsi rispetto a un Brescia che dovrà farsi tutti i playoff mentre il Monza arriverà proprio dalle semifinali. Quindi la corsa per la Serie A rimane ancora aperta per il Monza, ovviamente i playoff rappresentano una grande sfida dove è impossibile sbagliare, serve concretezza e io sarò fiero, felice di raccontarvi queste avventure sempre qui su Real TV, quindi mi raccomando, per non perdervi altri post partita iscrivetevi al canale e commentate qui sotto per dire la vostra su queste partite e sulla stagione del Monza. Bella!